Domenica 15 dicembre, undicesima giornata della riunione autunnale a San Rossore. Un bel ritrovati a tutti da Tar Flash. Sette corse in programma, tempo bellissimo, terreno morbido. Avevamo ospiti oggi i canottieri Arno e il gruppo sportivo Billy dei Vigili del Fuoco, perché abbiamo parlato di canottaggio, canoa e kayak. Buon divertimento con Tar Flash e ci vediamo in chiusura di trasmissione. Manca Groovy Hill, manca Lagat e manca Major Conquest. Dentro Groovy Hill, Major Conquest, per andare agli ordini dello starter. Partiti. Dall'esterno Major Conquest, all'interno troppo forte, al largo Groovy Hill, poi Indian Presence, Lagat e Paso Escabroso davanti Major Conquest, all'interno troppo forte. Alla fine Major prova a passare su troppo forte, che all'esterno Groovy Hill prima e poi Paso Escabroso, quinto e Lagat, in coda in corda Indian Presence. Major Conquest all'interno, Paso di fuori, terzo è troppo forte, che precede Groovy Hill, Indian Presence e Lagat. Major è sempre in vantaggio, ma sempre all'esterno Paso e Scabroso, mentre Groovy Hill segue Paso in corda troppo forte, poi Lagat e Indian Presence. Addirittura Major Conquest, Paso e Scabroso in mezzo alla pista, Groovy Hill e Lagat, poi troppo forte Indian Presence. Major Conquest prova a allungare in maniera convinta da Paso Escabroso, Groovy Hill, Indian Presence e Lagat, poi troppo forte. Major Conquest arroccato in corda, sta allungando da Paso Escabroso, Groovy Hill, Indian Presence e Lagat. Major Conquest sta allungando ancora, inseguito da Paso Escabroso, Indian Presence e Lagat. Major Conquest vince, mentre per il secondo e terzo e quarto da dividere Indian President e gli altri. Roberto, un bel sì liberatorio sul traguardo. Sì, ci voleva. Ho avuto un po' di infortuni, quindi ci voleva proprio. Poi sono contento per il proprietario e chi lo allena. È un bel cavallo, ho Bel sentito. cavallo. Ne ero innamorato di quando l'hanno comprato a Newmarket. E poi, insomma, la vecchia guardia dei cavalieri si difende ancora bene. Bisogna. Bravo Roberto Massimo, vince con Major Conquest la prova di apertura oggi a San Rossore. Manca Starbreaker per andare agli ordini dello starter. Tutto è pronto per andare agli ordini dello starter. Partiti. Starbreaker e Touch and Fly nelle prime due posizioni. Poi The Wind Rose, che muove su Starbreaker, terzo è Touch and Fly, che precede Rocca Porena, Weltgericht e Porta Romana. Starbreaker, The Wind Rose, a buona andatura, Touch and Fly si copre davanti a Weltgericht. Rocca Porena e Porta Romana sulla curva. Starbreaker all'esterno di Wind Rose nella scia Touch and Fly, sulla quale si affaccia Weltgericht, poi Rocca Porena. Starbreaker e Touch and Fly alle prese a 400 dal palo, con Touch and Fly che preme su Starbreaker, che prova la reazione ma passa in vantaggio Touch and Fly,
che scappa via da Rocca Porena, sta Brecher in corda e Weltgerit all'esterno, gli altri non ci sono, Touch and Fly è in vantaggio, inseguito da Rocca Porena, sta Brecher all'esterno, Weltgerit nel finale, Touch and Fly va a vincere su Rocca Porena che respinge Weltgerit. Antonio Fresu ha amministrato il vantaggio, direi, Antonio, senza grossi problemi. No, infatti la cavalla non pensavo che oggi andasse così, perché l'ultima volta 1200 è andata un po' maluccio. Oggi 100 metri in più, steccato più largo, l'hanno aiutata tanto. E poi nella categoria la cavalla, insomma, ci stava alla grande. Bene, bravo Antonio Fresu, che allunga ulteriormente nella corsa al titolo, e vedremo come andrà per lui il resto del pomeriggio a San Rossore. Ippica a tutto sport, oggi torniamo a parlare di sport a San Rossore e sono un po' fuori ambiente per quel che riguarda la pratica della loro attività. Oggi parliamo di canottaggio, canoa e kayak. Iniziamo con il canottaggio, Federazione Canottaggio Italiana, rappresentata qua oggi dalla Canottieri Arno e dal gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco, che si chiama Marino Billy, gruppo sportivo Vigili del Fuoco Marino Billy. Stiamo parlando con Enrico Caponi, tu sei un allenatore. Sì, del settore giovanile, quindi ragazzi dai 10 ai 14 anni che si approcciano a questo sport piano piano, dalle categorie giovanili fino a poi arrivare al settore agonistico. Canottaggio che a Pisa ha una grande tradizione, oltre 120 anni di tradizione remiera sull'Arno, continua ad essere uno sport seguito, popolare dai giovani? No, è molto sentito, anche in virtù del fatto delle repubbliche marinare, quindi è una cosa proprio legata alla città storicamente, quindi è intrinseca un po' nella cultura sportiva pisana, quindi i giovani vengono avvicinati a questo sport anche in virtù del fatto di mantenere viva questa tradizione, e noi ecco ci proviamo ogni volta, ogni anno. È difficile fare l'allenatore in questo sport? È difficile, penso che sia difficile educare in qualsiasi sport, però diciamo nel canottaggio e nella canoa, dove c'è la responsabilità dei bambini in acqua, diciamo che bisogna avere mille occhi e avere a volte anche gli occhi dietro le spalle. Però no, è molto bello e molto gratificante. Da Enrico passiamo a Pietro Pezzini, invece per la Canottieri Arno. Ma siete in competizione con i vostri colleghi oppure c'è collaborazione? Diciamo che nelle gare nazionali ognuno cerca ovviamente di portare il massimo risultato per l'onore del proprio logo. Talvolta vengono fatti degli equipaggi misti per raggiungere il massimo risultato per il bene comune. E io stesso ho fatto delle gare con il cugino dell'altro allenatore e ovviamente ognuno cerca di mettersi in mostra nel proprio, però su una barca mista. A proposito di barche, Pietro, avete portato delle barche da competizione e delle attrezzature. Parliamo intanto delle barche da canottaggio. Che cosa avete portato oggi qua? Possiamo vedere il remergometro, che è essenzialmente un simulatore di voga. Conosciamo tutti il nostro bell'Arno, che a volte fa, per così dire, birichino con piene e tempaccio, e noi per comunque allenarci al gesto tecnico siamo costretti a usare questi macchinari che ho alle spalle, e le barche le usiamo quando ci viene concesso. Raccontami la caratteristica di una di queste barche.
La caratteristica di una di queste barche essenzialmente è l'idrodinamica. Da una barca odierna, una barca di 10 anni fa, ci corrono circa 15 secondi, quindi è un passo tecnologico notevole. Per Paola Forever il compito è da outsider. Agli ordini dello starter. Partiti. Verde Smeraldo prova ad andare in vantaggio su Paola Forever, che precede all'esterno Grande Beauté, poi Bentley che precede Ci Siamo Sempre al largo, ma davanti Verde Smeraldo, l'attacco all'esterno di Ci Siamo Sempre, dietro ai due Paola Forever, Grande Beauté fa la terza corsia, Bentley Man, poi Gloss e Cashmere Guest. Verde Smeraldo contro Ci Siamo Sempre, quando si entra in dirittura, poi Paola Forever rimontata all'esterno da Bentley Man che va in mezzo alla pista. Verde Smeraldo sotto la pressione di Ci Siamo Sempre, in mezzo alla pista Bentley Man, il recupero, Grande Beauté al largo di tutti i Gloss, poi Paola Forever con Verde Smeraldo attaccato ora da Bentley Man, poi Grande Beauté, poi Gloss con tre cavalli a lottare, Verde Smeraldo che se la gioca fino in fondo con Bentley Man e Grande Beauté che scatta all'esterno, Grande Beauté che sta scattando su Verde Smeraldo e Gloss, Grande Beauté che vince. A un esultante Gavino Sanna che, una volta acquisito il successo, si è girato verso la tribuna e ha fatto un gesto. Era rivolto a qualcuno, Gavino, questo messaggio? No, ma perché non ci credevano su questa cavalla. Qualcuno a scuderia e quindi... Come mai non ci credevano, Gavino? E come mai no. Tu invece ci credevi? No, perché la monto al mattino e so come va. Quindi ci speravo tanto. Ti aspettavi una performance sì, del genere? Sì, sì, era montata al mattino e andava bene. Bene, quindi Gavino Sanna aveva percepito che Grande Beauté potesse avere un buon motore, così è stato, perlomeno in occasione di questo debutto vincente per l'allieva di Marco Gasparini con i colori di Francesca Turri. Di nuovo in pista, vorrebbero forse loro essere a bordo di un corso d'acqua per sentirsi più a loro agio, ma oggi i canottieri Arno sono qua rappresentati dai loro istruttori, dagli atleti, da quelli che sono nel punto di passaggio tra l'attività agonistica e quella di istruttore, e adesso parliamo di un'altra disciplina sportiva, lo facciamo iniziando con Lorenzo Pagni che è istruttore Partiamo da Lorenzo Pagni, che è un atleta, o eri un atleta, cosa dovrei dire? E ho smesso da poco l'attività agonistica per questioni personali con l'università, eccetera, e adesso mi sto, diciamo, accingendo a fare il corso da istruttore di base per appunto iniziare la mia carriera da allenatore. E invece accanto a me, alla mia sinistra, Riccardo Marazzato, che è istruttore, lo è già, di canoa e kayak soprattutto. Ecco, facciamo un punto di chiarezza perché c'è molta confusione tra questi due termini, tra queste due discipline. Sì, c'è solo una differenza tecnica, diciamo, riguardo le imbarcazioni, ovvero la canoa canadese, l'imbarcazione dove si voga con un remo singolo e in posizione di in ginocchio, mentre invece il kayak è la canoa, quella che si vede spesso anche al mare, si voga con un remo, ovvero la pagaia, e delle quali abbiamo portato anche alcuni esempi, alcune imbarcazioni qui in mostra.
Benissimo, allora ringraziamo Canottieri Arno, ringraziamo il gruppo Billy, del gruppo sportivo Billy dei Vigili del Fuoco che oggi ci hanno parlato di canottaggio, di canoa, di kayak. C'è tutto il materiale che volete per informarvi e per poter eventualmente iscrivervi o fare delle prove gratuite al gazebo sotto la tribuna principale. Grazie ai nostri amici e Ippica Tutto Sport vi dà appuntamento a domenica prossima, il 22 dicembre ospiteremo il CSI e quindi parleremo penso di parecchi sport. A dicembre a San Rossore la stagione di corse entra nel vivo. Si corre il giovedì e la domenica e nei giorni festivi iniziative per il pubblico e animazione per i bambini. Venite all'ippodromo di San Rossore, vi aspettiamo. Manca il presuntuoso per andare agli ordini dello starter. Tutto è pronto agli ordini dello starter. Partiti! Il presuntuoso prova a reggere la bordata iniziale di Punta di Diamante e di Porto Ercole. I tre precedono Sir Spencer, Spinball Wizard, si ritrae Lady Aliena. Branca in vantaggio con il presuntuoso all'esterno Porto Ercole, si ritrae anche Punta di Diamante con all'esterno Sir Spencer, quinto in corda Pinball Wizard, in coda Lady Aliena. Il presuntuoso, il favorito che conduce su Porto Ercole, Punto di Diamante, Sir Spencer, Pinball Wizard in coda Lady Aliena. Stesso schema sul percorso, si viaggia per coppie, stile trotto in curva, il presuntuoso fa coppia con Porto Ercole, Punto di Diamante con Sir Spencer, poi Pinball Wizard ed in coda Lady Aliena. Il presuntuoso sta accelerando a traguardo lontano, nella scia Punto di Diamante, all'esterno c'è Porto Ercole che chiude Pinball Wizard e Lady Aliena, largo prova Sir Spencer con il presuntuoso che scappa da Punta di Diamante che all'esterno Sir Spencer, poi Pinball Wizard e Lady Aliena con Punta di Diamante che attacca il presuntuoso, poi Pinball Wizard, poi Sir Spencer e Lady Aliena, nel finale è passato Punta di Diamante, rincorso da Pinball Wizard, Sir Spencer e allo steccato da il presuntuoso Punta di Diamante che vince. Roberto Staderini sceglie nomi preziosi per i suoi cavalli e sono dei piccoli gioielli. Porta bene, infatti, sono dei piccoli gioielli, guadagnano sempre, sempre dal palo, cavallini abbastanza utili come questo Punta di Diamante. Punta di Diamante, non male direi, sta crescendo non male. Poi, corsa dopo corsa. Sì, ultimamente a Pisa ha trovato il terreno pesante che non è il suo preferito. Oggi ha trovato il terreno buono e ha vinto. Quindi ancora meglio lo vedremo sui terreni scorrevoli. Senza ombra di dubbio. Grazie a Salvatore Sulas, vittoria per Punta di Diamante nel premio intitolato a Carlo Bitti. Sta per andare agli ordini dello starter. Partiti. Pride and Joy allo steccato, Caruso al suo esterno. Dal largo converge Marshade che supera Caruso
e all'esterno Painted Black. Marshade va dove voleva andare il suo interprete, cioè al comando. Marshade è in vantaggio su Painted Black, che precede Caruso in corda. Si è coperto Pride and Joy con vicino Bivago, poi Iwo Jima in coda a Zanella. Marshade a graduare su Painted Black, che precede Caruso e Pride and Joy, che hanno all'esterno Bivago, poi Zanella e Iwo Jima. Non è venuta mossa come sperava il team Bivago. Marshade può graduare a piacimento su Painted Black, che all'interno Caruso, poi Pride and Joy in corda con di fuori Bivago e largo Iwo Jima in coda Zanella. Addirittura Marshade aspetta a scappare, ha in schiena Caruso e Pride and Joy, all'esterno assaggia la frusta Painted Black, poi prova il recupero Bivago. Marshade arroccato in corda su Painted Black, poi Bivago, poi Iwo Jima, poi Pride and Joy. Marshade in corda, Bivago che lo va ad attaccare, lo spunto di Bivago in vantaggio su Pride and Joy e Marshade. Bivago si mette al riparo da Pride and Joy e per la terza Marshade e Bivago vicini. Gavino Sanna al bis questo pomeriggio, devo dire che Gavino è in forma. I cavalli sono in forma. No, ma vanno interpretati in qualche modo, no? Sì, no, mi è andato uscito una cosa perfetta, l'andatura giusta, lui c'ha un bello spunto finale e mi è andata bene. Cavallo tipicamente da handicap, però oggi incondizionato se l'è cavata alla grande. Ma sì, è andato molto bene, gli è venuta una corsa perfetta con l'andatura giusta. E lì quando si mette sulle gambe c'è un bel finale. Bravo a Bivago, bravo a Gavino Sanna. Ti avvicina Milgaus e manca ancora sempre verde per andare agli ordini dello starter. Tutto è pronto? Partiti! Ascarello, Green Fox, Burbanza, Big Antonia, sempre verde, Ravilius, Milgaus, Green Fox che va davanti e riprende in mano. Ascarello si adegua al suo esterno e precede Burbanza e sempre verde, poi Milgaus e Ravilius. Poca andatura, Green Fox prova a ridurre la corsa in una volatona di 600 metri. Ascarello si limita ad accompagnarlo, poi Burbanza, che avvicino sempre verde, poi Milgaus che precede Ravilius ed in coda allo steccato Big Antonia. Sulla curva Green Fox Ascarello, poi sempre verde Burbanza, Milgaus, Ravilius e Big Antonia. Queste le posizioni all'ingresso in dirittura, con ora Green Fox che prova a scappare da Ascarello, sempre verde Burbanza, dietro a questi Milgaus, Big Antonia e Ravilius. Accelerazione di Green Fox con Ascarello e sempre verde allo steccato Burbanza, poi Milgaus prova il recuperone, Ravilius al largo di tutti con sempre verde che attacca ora Green Fox e passa in vantaggio. Rincorso ora da Ascarello, poi da Ravilius al largo di tutti, sempre verde in vantaggio su Green Fox, poi Ascarello e Ravilius nel finale, sempre verde che vince su Green Fox. Mm-hmm.
Claudio, grande forma per questa... Sì, è andata, io credo che sia andata anche più forte, c'è stato un grandissimo treno di corsa, ero sempre pronto, ho anticipato un filo perché andavo molto bene e mi sono fidato, lei ha reagito bene. Bravi, bravi davvero, vince ancora sempre verde, secondo handicap a fila per la portacolori e allieva di Frank Turner. Davanti alle tribune conduce History Gold con alla sella Kramer Drive, il dormegliano Raimondi è terzo di fuori e precede Gelato al Limone Largo con in mezzo alla pista Drone A, lo steccato Inorato, poi Avigno e Marex. Nessuna variazione di rilievo, History Gold, Kramer Drive sulla curva della segreteria che immette in retta di fronte, History Gold accelera leggermente e precede sempre in vantaggio, procede in vantaggio e precede Kramer Drive, terzo in corda, Inorato con di fuori Raimondi, poi Drone con vicino Avigno, Gelato al Limone in coda Marex, History Gold, Kramer Drive, Raimondi, Inorato, Drone, Marex, Avigno, Gelato al Limone, lo schema è questo, con History e Kramer, Raimondi, Drone alle prese, poi Inorato che precede Avigno, Gelato al Limone in corda Marex. Stesso schema, History Gold all'esterno Kramer Drive, in terza Raimondi, in quarta Drone, dietro ai quattro Inorato che precede Avigno. Quando si entra addirittura History Gold scappa lungo lo steccato, inseguito da Raimondi, da Kramer Drive allo steccato a Inorato che cerca di liberarsi. History Gold è inseguito da Inorato, più indietro Raimondi, Kramer Drive, Avigno, poi Gelato al Limone e Marex con Inorato in vantaggio su History Gold, poi Avigno in mezzo alla pista con Inorato che sta scappando da History Gold e Avigno. Inorato è in vantaggio su Avigno che ci crede e ci prova. Inorato sta flettendo un po' lo scatto di Avigno per andare a prendere Inorato e al tempo stesso un po' di margine di Napoli. Allora, una strizzatina all'orecchio di Avigno che aveva impressionato in occasione della sua vittoria e ha impressionato ancora di più oggi, Antonio. Sì, a me mi era piaciuto tantissimo la prima volta che ho vinto qua sul tracciato. Oggi veramente il cavallo ha dimostrato che sta venendo ancora tanto avanti e può dare ancora tanto in più. Distanza ne fa, la sì, pista da, la fa. Lui da 2000 metri in su... è un buon cavallo e con il Fantino ha un buon feeling. Sì, mi ci trovo molto bene, diciamo. Bravo Antonio, due vittorie per Antonio Fresu oggi, seconda vittoria consecutiva per Avigno a San Rossore ed è lui oggi l'ultimo vincitore della giornata. E un'altra domenica è in archivio per quel che riguarda la riunione autunnale a San Rossore, davvero una bella giornata di corse. Prossimo appuntamento qua a Pisa è per giovedì 19 dicembre, inizieremo alle 13.30 e naturalmente tutte le informazioni per seguire al meglio questa e anche le altre giornate di corse sono su sanrossore.it, il nostro sito. Vi ricordo che siamo presenti anche su Facebook, su YouTube, dove sono archiviate tutte le trasmissioni di Tar Flash. Con questo è tutto, noi ci rivediamo giovedì prossimo a San Rossore.